C'era una volta il detersivo. Oggi c'è Wave, il detersivo in fogli. Buongiorno a tutti, riparte Due Chiacchiere in Cucina anche oggi, siamo pronti per, diciamo così, intrattenervi, pronti come diciamo sempre per darvi dei consigli in cucina o comunque per sviluppare qualche idea nuova o qualche idea classica, magari rivisitata, grazie alla mente, grazie alla creatività di qualcun altro, ma noi abbiamo Ilenia Bazzacco. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, qui l'originalità è sempre di parte e anche la dialettica. Sì, oggi siamo un po' così. Oggi abbiamo proprio... la lingua è scioltissima. Quindi tra le varie cose, oltre a capire come cucinare questi piatti, dovrete anche capire quello che riusciamo a dire. Esatto, sempre il numero 5555. Sì, che è un numero difficile da ricordare perché bisogna sapere quanti 5 sono. Quanti ne hai detti? 8. Sei sicura? No, perché 8 per 7? Non lo so, 52. Oggi è la giornata delle tabelline. Allora, quali ricette faremo oggi a Due Chiacchiere? Allora, facciamo per prima cosa delle verdure gratinate. E la seconda, invece... Sì. Vai! La zuppetta di melone! No! Se la ricorda! Pensavi che non mi ricordassi! Sì, ci speravo in realtà, così ti avrei preso in giro almeno per un'ora. C'era già l'assistente di studio con i fogli che andava in cerca per farmi leggere. Per fortuna che non ha messo dei fogli che ha trovato a casa, magari riuscivi a dire quello che volevi. Esatto. Allora, noi brindiamo con un po' d'acqua, sempre siamo pronti? Comunque. Allora, ovviamente l'acqua buona, bisogna sempre idratarsi, ma soprattutto bisogna aspettare pochissima pubblicità perché tra poco comincia Due Chiacchiere in Cucina. Bentornati in cucina, cominciamo con la prima ricetta e, come ha detto Ilenia prima, faremo delle verdure gratinate. Allora, sembra un piatto facile, sembra un piatto che tutti sappiamo fare quando lo leggiamo, però effettivamente io per esempio ogni volta dico sì le compro, lo faccio, poi in realtà non lo faccio mai. Quindi sapere anche quali sono piccoli accorgimenti per renderlo un piatto veloce e soprattutto buono. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono per questo primo piatto. Allora, un peperone giallo, un peperone rosso, due pomodori maturi, prezzemolo fresco, pan grattato ovviamente insieme a parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva, sale e pepe, poi aggiungeremo dei semi oleosi vari e per completare il tutto del formaggio di capra. Buono col formaggio di capra. Sì, io intanto lo tengo in frigorifero, certo. E dopo appunto lo andiamo a prendere perché appunto adesso devo occuparmi, avere spazio per quanto riguarda la preparazione delle verdure. Allora, io ho scelto due verdure che si sposano secondo me molto bene con la gratinatura. Primo perché cioè io da sempre ho mangiato i pomodori gratinati che si possono fare sia in padella, sì. Ma secondo me in forno con una cottura abbastanza aggressiva, cioè sono la fine del mondo. Ingredienti base e io dico sempre questo può essere anche un classico primo, cioè aspettate, un classico piatto unico. Ok, mangi per primo, perché essendo un piatto unico lo mangi per primo. Esatto, non perché, per secondo. Perché non c'è un secondo, cioè no. Voglio dire un piatto unico, cioè prima, non hai creato confusione nelle nostre menti. Ma cosa c'è oggi nell'aria che non si riesce oggi a parlare? Oggi siamo i ciccarelli, non lo so, sarà così, siamo innamorati, non lo so. Davvero? Non reciprocamente, nel senso ognuno per nella propria vita. A livello di amicizia sì. Sì, a livello di amicizia sì, a livello di stima reciproca e tutto quanto. No, questo è troppo, dici. Va bene, è troppo. Come li tagliamo? Che grandezza vuoi dare? Guarda, lì è abbastanza, come si può dire, personale. Però a me in questo momento piacerebbe tagliarli a quadrotti. Ok, va bene. Allora, logicamente si va a togliere sempre la parte bianca e la parte dei semi perché... Tanti dicono mi si ripropone il peperone. È vero. Ma in realtà tante volte può essere proprio la parte bianca che non viene tolta del tutto. E soprattutto non si mangiano i semini. Perché non fanno bene. Perché no. Cioè, non è che sono tossici. No. Però,
Voglio dire, c'è anche, per esempio, questo è un peperone dolce, però nei peperoni piccanti il seme è la parte che ha più forza, diciamo così, del gusto, quella che dà proprio l'effetto fastidioso del bruciore, oltre al piacere del piccante bruciore. Sì. Mi sa qualcosa, sai chi? Plinio il Vecchio. Non Plinio il Vecchio, ma una simpatica contadina giovane ungherese. Abbiamo anche una diapositiva della contadina giovane ungherese. Ma perché deve essere così? Me l'immagino così. Era così, che si chiama Isotta, le trecce, tutto quanto, è una simpatica divisa da Oktoberfest. Non so perché io quando vedo queste treccione mi viene in mente subito la divisa da Oktoberfest. Allora, no, in realtà lei non ha avuto una sorte molto felice, diciamo così. Ma come tutte le nostre storie! Ma veramente, eh? Chissà perché deve sempre lasciare tutto da una tragedia, però il... Cosa succede? Questa giovane contadina ungherese di cui avete visto la diapositiva prima faceva parte dell'harem di un pascià turco, ok? Che però confusione! Sì, infatti non si riesce a capire un po', vabbè, che la Turchia, insomma, adesso non andiamo a fare delle È vicino all'Ungheria. All'Ungheria, assolutamente sì, sono due passi, vuol dire come andare al supermercato, ma lei era costretta a vivere in quest'harem, quindi non è che era stata una sua scelta, e lei voleva vendicare questa sua sorte abbastanza avversa, quindi decise di tendere un tranello a questo pascià, a questo sovrano, estraendo dal peperone tutto ciò che poteva contenere di piccante. Parliamo del peperoncino, ovviamente, non del peperone dolce, dall'apegno, uno dei peperoncini più piccanti. Insomma, questa polvere prodigiosa lo fece ammalare, lo fece stare male, insomma, lei raggiunse l'obiettivo che si era prefissata, però nel frattempo aveva anche, diciamo così, scoperto, si dice, questa qualità meravigliosa del peperone, cioè il fatto di dare questa forza, questa pungenza ai cibi e quindi creare un condimento meraviglioso. E tra l'altro portò il peperone in Ungheria, e in Ungheria è uno degli ortaggi più consumati, il peperone. Quindi sì. Eh sì, anche proprio il piccante poi è abbastanza facile da trovare come ingrediente. Ecco. Io non sapevo che ci fossero così tanti tipi di peperone, non di peperoncino, stiamo parlando di peperone adesso, perché abbiamo il quadrato d'asti, ok, che può essere rosso o giallo, con la polpa molto carnosa ed è proprio dolce, e si riconosce perché è proprio quadratoso, cioè questa forma un po' cubica. Che, diciamo, non è petaloso, ma è quadratoso. Non è petaloso, ma quadratoso. Vedi che poi creo anch'io i neologismi. Vedi? Dove li troviamo? Li troviamo tutti nel Bazzanti, il vocabolario di Lenia Bazzacco, ottimo come fermaporta in qualsiasi stagione. Però questo sarà un inserto, che non tu non pensare appunto di avere una categoria. È solamente una piccola appendice di aggiornamento, che a volte potete usare anche come copricalorifero. Quelle cose bruttissime, esatto, che facevano la volta. Allora, poi peperoni di Carmagnola, che è un'altra cosa che si coltiva nelle province di Torino e Cuneo. Abbiamo il peperone di Pontecorvo DOP, poi il famoso friggitello, che è quello proprio piccolino, tipico del sud Italia, e poi il cornelio, invece, che è proprio ha questa forma tradizionale del corno di toro, che si trova molto spesso anche da noi. Ma scusami, e non è stato citato il peperone crusco della Basilicata? No, non l'ho citato, mi dispiace tanto, io in questo momento vorrei scusarmi con il signor Crusco perché non siamo riusciti a parlarne in questo momento. Senti, tu adesso invece pomodori stai tagliando. Esatto. Allora, maturi, devono essere maturi. Sì, allora, no, ti dico e ti confesso che secondo me potrebbe essere anche una buona idea per... come si può dire, per dare una cosa diversa con il pomodoro verde. Ah, beh, secondo me è carino. Pomodoro verde, che voglio dire, nella cinematografia, pomodori verdi fritti alla fermata del treno, che fa veramente la colina, ma... Esatto. Potrebbe essere un'idea, anche per magari un gusto un po' più sodo il peperone verde. È un po' più sodo, sì, assolutamente sì, però secondo me ci potrebbe stare molto bene, dobbiamo allora, provare. Queste verdure tu le stai mettendo un po' così alla rinfusa, sì, perché poi dopo basterà semplicemente andare appunto a prendere con il grande cucchiaione e servire a tavola, oppure per chi ha grandi appetiti può mangiarlo direttamente, se mangia da solo, direttamente dalla pirofila.
Quindi praticamente le verdure si asciugheranno, però manterranno anche un po' della loro acqua. E appunto, io ho messo un filo d'olio alla base, poi ho messo del pangrattato, che il pangrattato si sa che fa parte appunto degli alimenti che vanno a assorbire il liquido per creare una sorta di cremina, sughino, sì. Ok. Allora, utile in questo caso è anche proprio utilizzare per esempio del pane vecchio, magari pane raffermo più che pane vecchio, magari tostarlo leggermente in forno e poi andarlo a grattugiare. Tostarlo senza olio, sale, senza così, solo niente. Semplicemente tostarlo. Esatto. Allora, io mi lavo un attimo le mani e poi vado a condire ancora con un filo d'olio, del sale, del pepe, mescolo leggermente e poi vado a ricoprire con il resto appunto degli ingredienti. No, perché questa cosa, ecco, per esempio, una cosa che non ho mai fatto, devo dire la verità, è il fatto di mettere il pangrattato all'inizio per fare sì, proprio questa base. Sì, fai alla base, fai una sorta di come si può dire, di base. Ma mi è venuto in mente, se uno usasse la farina, scusate perché ovviamente io comincio a vivere la fantasia. Non c'è Plinio che ti chiede di... Non c'è la mia mente, sono io Plinio. Allora, e se si usasse un po' di farina di mais sul fondo? Mai dire mais. Guarda, un cedimento. Dopo questa. No, per fare l'effetto polentina, no? Buona con il pomodoro. Buona con i pomodori, vabbè, voglio dire la zona. Allora si può usare quello che si vuole, diciamolo, però secondo me la morte sua è con il pangrattato. Beh, certo. Perché gratinatura, signore, cioè chiama il pangrattato. Pangrattato, perché se non era grattato non si chiamava gratinatura, dici che deriva da quello? Secondo me sì. È un termine latino, gratinum, gratinam, gratinare. Gratinarum gratis, va bene. Allora, aggiungiamo il pangrattato. Abbondante pangrattato in questo caso. Quindi non andiamo a lesinare. Per quello che ti dico che questo può essere tranquillamente un piatto unico, perché se ci pensiamo abbiamo anche la parte di carboidrato, vabbè che anche le verdure stesse ne contengono. Però in minima parte. In minimissima parte, per cui anche per le giornate in cui non abbiamo nessunissima voglia di cucinare e ci facciamo questa teglia, il più è sicuramente andare a tagliare le verdure, perché poi in realtà... Vabbè, ma se si è in casa, magari anche, non so, una domenica, che si è tutti insieme, anche con i bambini, con i parenti, la nonna e tutto quanto, è anche bello farlo insieme, quindi si fanno quelle chiacchiere, magari come uno si versa anche un bicchiere di vino e si fanno le chiacchiere come aperitivo, si tagliano tutte queste verdure, è anche un bel momento. Poi le mandate a casa e avete già il pranzo anche pronto. Anche perché si mantiene poi, voglio dire, in frigorifero. A parte il magico freezer di Lenia Bazzacco. No, queste io non le metterei in freezer. Ti sembra strano? Mi sembra strano, sì. Però tu metti anche il freezer nel freezer. Sì. Allora, mettiamo, io adesso ho dei semi di sesamo e dei semi di... cos'è? No, papavero. Di chia. Chia. Però mai farlo con le mani bagnate. Non si ride! No, ma tranquilla, per fortuna che non... Non ti ride. Sei grattata, ho passato la mano sulla faccia per fortuna, perché altrimenti... E andiamo a mettere il nostro prezzemolo. Allora, se volete fare una cottura abbastanza veloce, come vi dico sempre di fare, con le verdure, quindi mantenerle leggermente croccantelle, forno a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Poi ovviamente dipende sempre dal forno, per cui controllate. Dipende sempre, dipende dalla quantità anche, perché per esempio per una pirofila 1-2... A caso? Circa, due spanne per una, e sono necessari circa 20 minuti, 25. Se volete accelerare, coprite con la carta forno, poi al momento della gratinatura togliete la carta e continuate magari per 5 minuti con la modalità del grill. L'ultima cosa, forno statico o ventilato? Forno statico. Ok, perché altrimenti asciuga troppo, si seccano e via. Esatto, e non cuociono. Allora questo lo mettiamo un po' quello così. Un attimo ribelle, ci abbiamo il peperone ribelle. Andiamo in forno, allora 200 gradi per 20-25 minuti, modalità statica. Noi adesso andiamo a sentire qualche consiglio molto prezioso per una corretta alimentazione e torniamo tra poco. A
angolo della corretta alimentazione, anche oggi continuiamo a parlare con il professor Francesco Francini. Ormai ci sta viziando, perché veramente ci sta aprendo delle finestre di conoscenza su questo argomento molto molto interessanti. Argomento abbastanza contrastante e contrastato, perché per chi va bene, per chi fa male, per chi è deleterio, per chi invece è una valvola di salvezza per rimettersi quei jeans. Parliamo di digiuno. Fa male o fa bene? Un po' di allora, digiuno. Intanto bisognerebbe capire e mettersi d'accordo cosa intendiamo per digiuno. Quello che oggi si consiglia come digiuno per vivere di più, per stare meglio, è sostanzialmente un digiuno di 24 ore. C'è chi poi parla di 18 ore, 48 ore, ma mediamente le 24 ore. Quindi praticamente noi questa sera ceniamo, domattina non facciamo colazione, non pranziamo e arriviamo alla 24esima ora a cena. Quindi non è una cosa impossibile. Perché il digiuno farebbe bene? Nel digiuno si attivano dei meccanismi nelle nostre cellule che vanno sotto il nome di autofagia. Autofagia vuol dire mangio me stesso. In pratica la cellula deve derivare dell'energia, ottenere dell'energia da qualcosa di suo interno, visto che io non le do il cibo. E comincia a degradarsi. Ma fa quello che farebbe ogni famiglia di buon senso se non funzionasse più il riscaldamento di casa. Se lei ha un focolare, sì. No, ha una stufa, il riscaldamento non funziona, non ha più legna, deve procacciarsi del combustibile, della legna. Cosa utilizzerebbe? Penso che andrebbe a prendere qualche mobile vecchio, certo, che non le serve più, la sedia che scricchia, la fa a pezzetti e la butta dentro. La cellula fa così, inizia a degradare quelle componenti guaste e quindi fa pulizia di tutto quello che non funziona bene al suo interno. Quando io rimangio e le do i substrati per risintetizzare, risintetizza le cose che ha degradato bene, corrette, come se lei, come si è scaldato, sì, e torna al suo riscaldamento normale, si rifacesse la sedia o il tavolo, non zoppi, ma perfetti, nuovi. Quindi il digiuno è un meccanismo per rinnovare, per ringiovanire le cellule. Se funzionasse sempre tutto così, il digiuno sarebbe una cosa opportuna e consigliabile per tutti. Poi c'è chi invece, dopo aver digiunato, preso da attacchi famelici, ipercompensa. Sì, è come quando io salto un pasto, salto il pranzo, sperando di mangiare meno, poi arrivo a casa la sera, ho una fame orba, come si dice in Veneto, e comincio a saccheggiare frigorifero e dispensa. Ecco, questo fa peggio. Allora, se io sono capace di fare un giorno alla settimana di digiuno e mangiare correttamente gli altri giorni, va bene. Se io invece ipercompenso e do il via libera a comportamenti alimentari scorretti, faccio peggio. Ma non è che poi il corpo va in protezione, dice oddio mio, il corpo quando mangia poco riduce il metabolismo. Questo succede anche nelle diete, è un meccanismo di compenso che però si instaura dopo alcuni giorni. Quindi le 24 ore sono le 24 perfette. Ore van bene. Va bene, questo è un ottimo consiglio, quindi voglio dire, però mi raccomando, non andate alla dispensa, aprite, tanto sono stato bravo. No, bisogna continuare a mangiare in modo normale tutti i giorni e un giorno, se si riesce, si può anche non saltare completamente i pasti, ma mangiare alimenti che non abbiano proteine, perché sono le proteine più di tutti che vanno, diciamo, a interrompere i benefici del digiuno. Quindi potrei assumere alimenti tipo vegetali, tipo semi oleosi, okay, invece di fare un pasto completo. Perfetto, grazie mille professore, noi torniamo in cucina all'angolo dell'alimentazione corretta, torno alla prossima puntata. Verdure grigliate, senti che profumo, che meraviglia, già dal forno si sente, insomma, in tutto questo, perché non riuscivo a capire, ero di spalle, se le avevi tirate fuori oppure no. No. Ma che belle che sono rimaste, belle croccantine, che belle. E adesso sai cosa facciamo per farlo diventare a tutti gli effetti un pasto unico, un piatto unico? Ci grattugiamo sopra del formaggio. La confezione in plastica di un formaggio. No, un formaggio di capra. Buono, io ho l'amore per tutto quello che è formaggio, latte di capra. Che poi è buonissimo. Allora, in questo caso la crosta non è edibile, sì, e quindi la togliamo, ma è veramente
stranissimo che non ci siano le croste edibili, perché di solito queste aziende, esattamente. Guarda, si sente anche il forno che reclama, vorrebbe che tenerlo per sé. Dopo, se volete, potete ributtarlo dentro in forno e fare una sorta di gratinatura, però io lo lascerei proprio fondere in maniera rispettosa anche del formaggio. Ma dipende poi dal gusto e tutto quanto, anche perché un tocco di fresco, voglio dire, ci sta con tutto quanto il valore delle verdure grigliate. Allora noi lo teniamo così perché ci piace appunto questo contrasto. Adesso andiamo a sentire invece dai nostri amici sommelier di Ice Veneto, credo ci sia Lorena Ceolina, andiamo a scoprirlo. C'è qual è il vino Lorena perfetto da abbinarci. Bentrovati amici, siamo qui per l'abbinamento con le verdure gratinate. Io ho pensato di accompagnarlo con un calice di prosecco, un prosecco che è stato prodotto dall'azienda Ponte, dalla cantina Ponte, nella tipologia extra dry. E perché? Perché era un piatto che in qualche modo aveva una connotazione semplice nelle sensazioni e quindi avevo bisogno di un vino poco impegnativo. Bellissimo il suo perlage che dona lucentezza al calice e che è caratterizzato dalla presenza di queste piacevolissime bollicine che vanno a formare quasi una coroncina al centro del calice. E il suo colore è un paglierino appena accennato con dei luminosi riflessi che virano verso il verde. Lo sentiamo all'olfatto. Ed è caratterizzato da una bella espressività di frutta e fiori, fiori bianchi, fiori di campo, fiori di acacia, bianco spino. Per quanto riguarda la frutta invece il riconoscimento è la mela sicuramente, una mela fresca e poi quel tocco di pera e anche un accenno leggermente agrumato. Lo assaggiamo. La bollicina che accarezza il palato, la piacevolissima freschezza che riusciamo a percepire durante tutto l'assaggio e poi nel termine della sua persistenza riusciamo a cogliere quel leggero tocco di sapidità. Piacevole e direi scorrevole, di grande bevibilità e quindi un vino da proporre sicuramente in abbinamento con dei piatti da aperitivo. Ovviamente si tratta di un vino che troverete nella nostra guida Vinezia all'interno del nostro sito iceveneto.it. Cin cin. Siamo pronti per la seconda ricetta di oggi, andiamo a parlare di melone con questa zuppetta di melone, adesso io non so cosa immaginarmi, per cui andiamo a vedere prima gli ingredienti e poi seguiremo le indicazioni di Ilenia. Allora andiamo a vedere gli ingredienti per la zuppetta e poi faremo anche una crema di mascarpone. Allora per la zuppetta di melone serve un melone ovviamente, della menta fresca, dello zucchero e un lime. Invece per la crema al mascarpone 125 g di mascarpone, 125 g di panna fresca, 100 g di zucchero a velo, un pezzetto di zenzero, un lime e dei gherigli di noci, quindi cosine che abbiamo comunque in casa, tutto quanto. Allora, esatto, in sono effetti, molto curioso. Ti metto qui per cortesia le noci, se me le spacchi e mi ricavi i grigli, grazie. I grilli. Esatto. Perché, ma li devo rompere con le mani? Sì, perché abbiamo scoperto di non avere lo schiaccianoci. Ce l'hai un piatto? Pure. Non è che posso giocare a fare l'equilibrista con i grigli, oppure piglio uno e lo lancio. Ecco qua, attenzione, ce l'abbiamo, grazie. Grazie, sai Leo. Prego. Allora, ti ho chiamato Leo, hai visto? Sì, lo so, infatti sei preso un po' troppa confidenza, ma non importa. Allora, parliamo di questa zuppetta di melone, ma è un dolce, cos'è? È un dolce un po' particolare, perché al posto di, che ne so, fare il classico gelato al melone. Sì. Quando si va in gelateria a ordinare il gusto melone bisogna dirlo così. Ma ti ricordi che c'era una comica che faceva Giusy
Zenari, è possibile? Sì, di Vicenza, certo. Esatto, che chiedeva appunto il gelato al melone, che poi vi racconterò poi appunto questa meravigliosa barzelletta originalissima. Allora, sì, questa zuppetta praticamente è una zuppetta di melone. Sì. Però... Che bella scoperta, mi piace questa cosa, se non l'avevate capito, stiamo preparando una zuppetta di melone. Non so, oggi proprio non riesco a parlare. Però allora... Dicono sempre che è repetita Juvent, no? Quindi voglio dire le Quindi cose Quindi ricominciamo? Da capo. Buongiorno! Buongiorno! Allora, oggi faremo questa zuppetta di melone che alla base ha del frullato di melone con della menta, dello zenzero e del succo di lime, per cui è molto profumata ma soprattutto aromatica. Soprattutto se, logicamente, come sempre, trovate il melone che, insomma, non è proprio così... buonissimo. Ah, non è proprio dolce, buono, maturato. Esatto. Tra l'altro tu hai buttato via i semi, no? Li vuoi tu? Perché tu lo sai che sono uno snack, tra l'altro in Medio Oriente lo usano molto come snack, vengono tostati, essiccati, arrostiti. Semi di melone? Di melone, sì, mentre noi usiamo, lo facciamo con i semi di zucca. Invece in Medio Oriente è uno snack molto amato, probabilmente il corrispettivo del nostro utilizzo di zucca. Che strana questa cosa. Certo. Stranissima. Ti riesce facile fare questa cosa, vedo. Sì. No, ma guarda che ho già fatto. Tra l'altro c'è anche un proverbio, un vecchio proverbio, che afferma questo. Colui che riempie lo stomaco con semi di meloni è come colui che lo riempie con la luce. Non vi è baraka, benedizione in loro. Ce le mangiamo poi allora. Capito. Ce le mangiamo. No, io sapevo, io ho sempre avuto l'ossessione dei semi, sia del melone ma soprattutto anche dell'anguria. Non so se succedeva anche a voi che i vostri genitori dicevano non mangiare i semi che poi ti crescono le angurie sulla, nella pancia. Che belle Sulla dubbi. Me? Ora capisco tantissime cose. Però la gara più bella era quella di... appunto... di battagliare direttamente. No, secondo me qualcuno non l'ha fatto perché, vero? Non l'hai? Perché, beh, insomma, sì, beh, a parte il fatto che, voglio dire, quello sporcava, quindi poi le mamme... No, ma l'anguria si mangiava fuori in giardino. Sì, era un rito, era un rito veramente. Esatto. Che poi io nel tempo... Allora, noi la mangiavamo così, proprio affondando la faccia, dico io, per mangiarla. Invece, quando sono nati i miei figli, se la mangiavano dai nonni, gliela facevo mangiare così in giardino, altrimenti gliela facevo trovare già tutta a pezzettini. No, ma scusa, la soddisfazione poi è quella di prendere la fetta e affondare i denti fino al bianco proprio, che dicevano che faceva male. Tra l'altro... Il bianco dell'anguria si può mangiare? Sì, si può mangiare, sì. Però da piccolini dicevano, no, che indigesto. Esatto. Pensa quante cose effettivamente noi abbiamo appreso, no? Nel passato, nell'infanzia, così, da detti piuttosto che... Te ne dico un'altra, Leo. Da utilizzi... Quando mangiavi il gelato non ti facevano morire di sete perché ti dicevano che poi dopo il gelato ti veniva mal di pancia? Assolutamente sì. Però sai che c'è uno studio in questo? Perché molto spesso parlano del bere acqua dopo il dolce, con i dolci e tutto quanto. Allora, è un po' contrastata, ci sono opinioni contrastanti, scusate, perché alcuni sostengono che l'acqua praticamente favorisca l'assorbimento del glucosio e quindi praticamente che la glicemia salga molto di più perché si assorbe più lo zucchero se uno ha bevuto acqua. Dall'altra parte invece ti dicono che l'acqua invece fa benissimo prima di mangiarlo, dopo averlo mangiato, per poter smaltire determinate cose, per cui sono usciti degli articoli anche in questo senso, giusto per essere aggiornati. Allora, io vado a frullare il melone. Sì. Insieme al succo, ma prima di utilizzare il succo, io vado a grattare la scorza perché questa mi servirà poi per creare la crema appunto al mascarpone. Faremo queste cannello, questi ciuffi particolari all'interno appunto di questa base di zuppa e vedrai quanto sarà buono. È freschissimo. Sì. È buonissimo. Sì. E poi basta. Cosa, è semplicissimo. Ecco, la cosa bella è che io ero talmente impegnato con queste noci che non ho sentito nulla di quello che hai detto, ma va benissimo. Senti una cosa invece, mi hai fatto... Tu sai come tagliare il lime per far uscire tutto il succo? Tagliarlo in modo che... Per longitudinalmente. Di solito il limone lo tagliamo così. Il lime lo tagliamo per così. Ma comunque anche se
Ah, cambia da limone a lime? Sì. Mamma mia, questa cosa non lo sapevo. Non la sapevi? No, non sapevo, come tante altre cose. Senti, dimmi. Ma l'altra volta tu mi hai fatto fare mettere la pellicola sulla grattugia. Diciamo che questa è apposita per fare questo tipo di preparazioni, cioè per grattare il limone. Invece le altre sono per il formaggio e sono un po' più bastardissime perché non riesci appunto a far uscire tutta la polpa. Senti, devo farle tutte? No, ce l'ho fatta! Mamma mia! Beh, questa è una delle cose che a me hanno insegnato fin da piccolo. Era una gara a casa mia, quella di rompere le noci tenendo le due noci in mano. E devo dire che ho rotto le falangi più di qualche volta. Però ce l'ho fatta, l'ho imparato. Ecco qua. Grazie. Prego. Tra l'altro ho scoperto, mi ricordo, non mi servono neppure. No, non è vero, mi servono. No, no, tranquillo, guarda, tengo questa per lanciarti. Quindi se a un certo punto vedete volare un oggetto improprio, ecco, è questa messa qua. Allora, io penso che il melone ha un'origine antichissima. Il melone ha un'origine antichissima. Dottore? No! Il melone ha un'origine antichissima. Ah, ok. Ok, da 3000 anni fa. Praticamente alcuni studiosi dicono che provenga dall'Africa, mentre altri dall'Asia Minore. Di sicuro comunque la specie selvatica a cui fa riferimento non si conosce, quindi è proprio si arriva proprio al frutto. Va bene. Allora tu li stai frullando? Francesca? Francesca se ne sta andando. No, dicevo, stai frullando? Sì. Ecco. Non si vede? No. No. Si sente però. Adesso finisce. Speriamo. Ma dovremmo brevettare, ecco, Ideona, dovremmo brevettare i frullatori silenziosi che esistono. Mi auguro. Soprattutto no. Per noi che facciamo trasmissioni televisivi, sarebbe veramente importante una cosa del genere. Tu scherzi o non scherzi? No, non stavo scherzando. No, più che altro magari creare degli involucri magari morbidi, tipo un paracolpi, queste cose. No, tipo quelli degli studi che hai tu in radio. Sì, tipo i pannelli assorbenti. Tu fai una box. Pannelli, come si chiamano? Si chiamano pannelli fonoassorbenti. Fonoassorbenti? Sì, è giusto, sì. Perché ride? Si fa una box, brava, si fa una box, si mette dentro e ovviamente il rumore non c'è più. Così uno può anche cucinare, non so, di notte, se non riesce a dormire e vuole prepararsi la zuppetta di melone per la mattina per colazione, è così. Tra l'altro, altra cosa che consiglio, provate la colazione con i pezzettini di melone con un po' di pepe. Bello fresco, lo tagliate la sera, lo mettete in frigorifero, la mattina lo tirate fuori per colazione, spolverata di pepe, è buonissimo. Davvero? Sì, fresco, proprio estivo. Bella idea. Prova. Per esempio, adesso io mi vergogno, mi sento un po' a disagio, ma io lo congelo a pezzettini così e poi lo frullo e diventa un gelato, un sorbetto. Ma io veramente... Un giorno, dopo la saga di Guerre Stellari, dopo innumerevoli puntate di Star Trek, faremo un viaggio nell'ignoto. Vi porteremo all'interno del freezer di Lenia Bazzacco. Troverete il documentario più interessante. Mi fate del una mondo. Cortesia da casa, per cortesia, grande, grande, grande. Ci mandate alla mail. duechiacchiere@telepadova.tv. Oppure la pubblicate sulla nostra pagina Facebook, la foto dei vostri freezer. È vero. Ci fate vedere che cosa voi avete in freezer. Che bella cosa, molto molto interessante. Soprattutto poi vi riveleremo i segreti del freezer di Lenia Bazzacco, dove è tutto in ordine alfabetico. Quindi anche le melanzane poi hanno un secondo nome, tra melanzana e melanzana, per poter avere, che ne so, a melanzana ad Algisa, ad Alzana Carlotta, Maria Antonietta, queste cose qua. Cioè, non sto dicendo fandonie, è vero.
riesci a fare anche questo. Allora dimmi cosa stai facendo invece adesso. Sto mettendo il mascarpone con la panna, quella fresca da montare, e ci metto lo zucchero a velo. Sì. Tu hai visto che nel melone non ho messo zucchero, perché insomma ha già una buona parte zuccherina di suo. Sì. Adesso vado a frullare, faccio una sorta di cream cheese. Cioè di crema formaggiosa. Esatto. Ok. Vabbè, quindi non possiamo tranquillamente mettere mascarpone e panna e si monterà senza nessun problema. Ah, ok. Però io adesso qui nel perché melone... Perché c'è lo zucchero a velo? Per no, quello no, proprio che dà... perché sì. Ok, ah, ok. E qui ho messo già delle foglie spezzettate di menta, non le ho frullate, ma le ho lasciate così giusto per riuscire poi a toglierle eventualmente. Sì, anche perché altrimenti può dare fastidio, cose varie. Allora, mentre scoprite l'utilizzo di tutti i possibili elettrodomestici in casa, noi vi andiamo a regalare qualche consiglio per il vostro bucato. Il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui, prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly e pratico nella sua confezione super compatta. Non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa. Perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave. Non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto. Ecco Wave. Ecco a voi il futuro. Per lavatrice e lavaggio a mano. Per capi bianchi e colorati. Profumato e in versione sensitive senza profumazione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in cucina, come sta finendo questa zuppetta di melopepo o di poponi, perché vengono chiamate anche così. Anticamente il melopepo, ce lo dice Plinio il Vecchio, però anche in Toscana adesso vengono chiamati poponi ancora i meloni. Quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo. Ilenia, cara. Buongiorno. Buongiorno, lei sta bene? Sì, grazie. Mi fa molto piacere. Grazie. Allora, travaso con la mia la solita delicatezza, sì, qualche mestolata di... lanciandone qua e là le dispari, diciamo. Esatto, così. Di crema appunto di frullato di melone. Adesso cercherò il più possibile di fare delle quenelle che valgano la pena di essere viste. La adagiamo sopra. Che bello! Questo è veramente un dolce, sinceramente, allora non lo dico, che può essere un dolce, una chiusura di un pasto e a mio avviso è perfetto per chiudere una cena di pesce. Beh, perché è delicata, fresco, perché è fresca, va a pulire la bocca, comunque, però poi il mascarpone dà sostanza anche. Quindi allora, se volete potete servirlo eventualmente con un semplice gelato. Al volendo. Posto della crema mascarpone, dici, ma sì. Però secondo me perché privarci? Ma no, assolutamente no. Quindi adesso con lo scavino ho fatto queste perle di melone. Che oltre a quelle di saggezza che ci regali sempre. Ci sono anche esatto, queste. Soprattutto quando cadono così. Storte, vi faccio sentire le pillole di saggezza. Qua, qualche perfetto, parte. Vai, vai, la mia fatica, dura fatica. Le metto solo per quello. Beh, ma ci stanno. No, ci stanno perché così smorza un po' tutta la cremosità, no? In questo modo. Devo dire che sei stato molto bravo. Adesso qualche fogliolina di menta qua e là per ricordare, ma soprattutto per avvivare un po' il colore. E poi il gioco è fatto.
esatto. Allora andiamo a sentire Lorena di Ice Veneto, che è tornata a trovarci, quale vino abbinare a questo piatto. Bentrovati per l'abbinamento con il dessert di oggi, e vi ho portato un moscato d'Asti. L'azienda che lo produce è la Fabio Perrone. E il moscato d'Asti ha la caratteristica di avere questa accentuata aromaticità e questo contenuto alcolico molto ridotto, e poi questa briosità, questa scorrevolezza, questa piacevolezza di beva, che è adatta con il dessert delicato previsto per la ricetta di oggi. Si tratta di uno spumante, come vedete il suo perlage è caratterizzato da delle bollicine numerose e molto fini. Il suo colore è un giallo paglierino, un piacevolissimo paglierino compatto, deciso, e andiamo a sentire quali sono le sue caratteristiche aromatiche all'olfatto. E il moscato si caratterizza sempre per delle note agrumate, in questo caso riconosco il mandarino, e poi per quella frutta polpa bianca che ricorda molto la pesca, e un accenno di erbe aromatiche che in questo caso mi riportano magari verso una maggiorana. Lo andiamo ad assaggiare. Il sorso è dolce, è morbido, molto piacevole, gradevolissimo. E poi questa aromaticità che accompagna tutto il sorso e che non chiude assolutamente con quella caratteristica nota leggermente amarognola che è tipica dei vitigni aromatici. È davvero gradevole, anzi ha quasi un tocco di salinità nel finale. Perfetto con l'abbinamento e anzi da servire a una temperatura che può andare dai 6 agli 8 gradi. Siamo in conclusione di puntata, quindi in questo momento a noi piace fare sempre il riepilogo e quindi ricordarvi come abbiamo preparato queste due ricette. Allora, partiamo con la teglia di verdure gratinate. Dopo averle tagliate in maniera sempre regolare sia i peperoni che il pomodoro, li ho adagiati sopra uno strato di pan grattato, ho mescolato prima, naturalmente ho regolato di sale e di pepe, li ho mescolati per bene e poi ho dato un'altra abbondante dose di pan grattato, formaggio, in questo caso un parmigiano reggiano grattugiato, dei semi di chia e dei semi di sesamo, e poi una volta appunto cotti in forno a 200 gradi per circa 20-30 minuti in base anche alla potenza del vostro forno ma anche il quantitativo di verdure, ho dato una grattugiata abbondante del nostro capriccio di capra, terminato con del prezzemolo fresco sopra, ed è la fine del mondo. Per quanto riguarda invece la nostra zuppetta di melone, ho frullato la polpa di melone insieme allo zenzero e al succo di lime. L'ho messo da parte, ho messo a marinare e a insaporire insieme a delle foglioline di menta. Nel frattempo ho montato la panna con il mascarpone, lo zucchero a velo e abbondante grattugiata sempre appunto del lime. Ho terminato con delle quenelle di crema al formaggio, con naturalmente dei grilli di noce magistralmente schiacciati e preparati dal nostro Leonardo, e delle foglioline di menta. Naturalmente per il melone che è avanzato ho fatto delle palline e servito in questo modo. Allora, come avete capito, la parte delle noci è stata la parte fondamentale di questa puntata, quindi io vi do l'appuntamento alla prossima puntata insieme ovviamente a Ilaria Barzacco. Non so se ci sarò. No? No. Allora si mangeranno noci dall'inizio alla fine, basta. Quindi continuate a seguirci, ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, abbiamo bisogno di voi perché delle voi foto del vostro freezer. Siete la verità della... Anche perché voi provate le ricette e sapete effettivamente che sono buonissime. Ciao a tutti, alla prossima. C'era una volta il detersivo. Oggi c'è Wave, il detersivo in fogli.